43 16. Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo video dove vi dirò alcune cose. Allora, prima di cominciare ragazzi, guardate tutto il video, poi commentate e fate ciò che volete. Prima di cominciare volevo dire un paio di cose. Ho guardato anche il video di Apple Blog, che molti conoscono. E Apple, ti rispondo subito. Credevo che io e te avevamo chiarito, invece credo di no. Tutto perché ragazzi, perché un po' di tempo fa ho fatto un video, non mi ricordo in quale video, ho citato Apple Blog, che ho detto che lui aveva vinto un mio contest, adesso non mi ricordo le parole. Poi ho sbagliato persona, infatti gli ho chiesto scusa a tutti. Non in un video, però ho chiesto scusa a tutti, perché quello che ha vinto il mio contest un po' di tempo fa era Apple Blog 100, lui si chiama Apple Blog, per cui capisci dov'è l'errore. Per cui ti avevo già chiesto scusa, tu non so cosa stai pensando, vabbè, fai quello che vuoi, fai ciò che vuoi. In questo video tu mi chiedi delle prove ragazzi, perché lui, come tanta altra gente, non sa da che parte schierarsi, dalla parte di Luke 4316 o dalla parte di Masu. Bene ragazzi, fate ciò che volete, io non vi do prove, non vi do un bel niente. Guardate tutto il video, poi capirete. Ragazzi, non mi sembrate fans, non mi sembrate per gente seria, mi sembrate solo bandiere che vanno dove tira il vento. Oggi ha ragione Luke, iscriviamoci a Luke. Domani ha torto Luke, disiscriviamoci da Luke. Bene, a me non mi interessa. Poi sto leggendo dei nomi ragazzi, nomi di gente che mi segue da tanto, dall'inizio del mio canale, e oggi mi viene ad insultare. Poi vengono altri a dirmi: Luke, dopo il tuo video mi sono ricreduto, scusami, mi riscrivo subito al canale. No ragazzi, vi sto bloccando tutti, vi sto bloccando da YouTube col tasto blocca utente. Non mi interessa un cazzo di perdere iscritti, ma io voglio iscritti seri, non bandiere, ok? Le bandierine è andata a fare da un'altra parte. Questi sono canali di YouTube, ognuno fa i video di ciò che vuole. Voi credete ciò che volete, ma chi segue me segue perché magari gli piacciono i miei video, o perché si divertono, o altro. Non perché quanti soldi ho in tasca io, non i cazzi della mia famiglia, non quanti anni ho, o quant'altro. Chi mi segue, segue i miei video. Ti piacciono i miei video? Bene, sono contento, mi fa piacere. Non ti piacciono? Fuori dei coglioni. Nessuno ti obbliga, ma nessuno ti dice di insultarmi, ok? Perché stasera nel live mi sono arrivati insulti pesantissimi veramente, ma veramente pesanti, sui miei figli, su cose che non voglio neanche dire perché mi fanno schifo, e chi c'era nel live lo sa benissimo. Volevo pubblicare il video perché ho anche registrato, ma ragazzi, mi fa schifo solo a pubblicarlo, perché sono parole pesanti veramente sui miei figli. Va bene, passiamo avanti. Per cui Apple, ti ho già chiesto scusa più di una volta, pensa ciò che vuoi. Ora torniamo al discorso Masu ha caricato un altro video. Allora ragazzi, prima di cominciare a parlare di tutto ciò, vi faccio vedere a 2, 3, 4, 12 cose. Poi sta a voi decidere. Masu potrà caricare tutti i video che vuole, non mi interessa un bel Kaiser di nulla. Questo è l'ultimo video che io pubblicherò su Masu. Poi Masu, ormai mi è sceso ragazzi, ormai mi è sceso, e Masu non lo penserò mai più. Questo è l'ultimo video che caricherò. Poi inizierò con Minecraft, come sempre, tranquillamente, con i miei live. Un'altra cosa ragazzi, io faccio live, visto che tutti mi stanno dicendo che io ci marcio su di voi, io vi rubo, io sono ladro, io mangio alle vostre spalle. Bene ragazzi, quando andate su un video di Luke, questo è un mio video, no? Quando cliccate sul play, ottimo, vi è spuntata qualche scritta con scritto "inserisci qui la carta di credito"? Vi è uscita qualche scritta con scritto "devi pagare non so quanto a Luke prima di vedere il video"? No. E a chi sto rubando io, scusatemi? Ditemi, io a chi sto rubando? Io faccio video, voi li guardate, guadagno con la partnership. E allora qual è il vostro problema? Ditemi, qual è il vostro problema invece di farmi i soldi in tasca? Bene, andiamo avanti. Allora, questa è la mia email. Ok, tanto ormai la conoscono tutti, non mi interessa più un cazzo di niente. Nelle bozze, con le mail salvate, guardate qui. Il 18/11/2011, per cui un bel po' di tempo fa. Email di Altervista, ve la apro, vi faccio vedere i password, non me ne fotte una beata minchia. Guardate, questa è l'email quando io ho aperto l'account di Altervista. Vedete? Questo è l'account di Altervista. Username Luke4316. Ottimo.
Ora torniamo sul video di Masu. Torniamo sul video di Masu. Questo è il video che ha caricato poco fa. Uso Photoshop? No problem, faccio video. Ok, perché io l'ho accusato di Photoshop, se vi ricordate. Ragazzi, Photoshop io l'ho accusato per un'altra cosa, non per altre vista. Perché questo video si è rismerdato da solo. Allora, guardate bene il suo video, è dall'inizio. Guardate il login, Luke4316. Guardate il login della mia email, Luke4316. Perfetto. Scusatemi. Ok, la password logicamente non la so, andiamo avanti. Sentite quello che ha da dare, che ha da dire, scusatemi, Masu. Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io e oggi farò un semplice video, neanche troppo casini. Senti, ragazzi, un'altra cosa, scusatemi l'interruzione. Per chi conosce veramente Masu, sentite la voce da troll. Nel senso, adesso saranno pochi secondi in cui capirete un po' tutto quello che sto facendo. Sono le 22:16 e questo qua adesso io entrerò nel sito di Luke, così. Visto che dice che uso Photoshop su questo PC di Io entrerò nel sito di Luke, ragazzi. merda, perché neanche va. Guardate che lento. Comunque adesso io terrò Ah, perché poi, scusatemi ragazzi l'interruzione, nei commenti lui scrive che il sito non è di Luke, è suo. Avete capito? È suo il sito, non è di Luke. Arrivo anche lì dopo. sembra che si muova il mouse, perché magari potete dire che modifico il video, perché sennò qua sul serio dite che tra poco modifico di tutto, guarda. Allora, adesso che chiudiamo qua. Ok. Ah sì, comunque volevo dire che riguardo le cazzate che ha detto Luke, guarda, credetegli pure, se fate quello che volete, non so più cosa dirvi. Io che voglio andare contro il capo bastone, che voglio andare contro tutti, sì. Io. Comunque domani vi farò una sorpresa, perché visto che Luke dice tante di quelle cazzate sul suo video, domani vi farò non una, ma anzi due sorprese. Parlerò con due persone abbastanza importanti che mi serviranno per smerdarlo ancora di più. Adesso aspettiamo che qua faccia tutto il video. Ok, guadagna pubblicità. Andiamo qua sotto che è lento e facciamo resoconto guadagni. Adesso aspettiamo. Ecco qua Luke, vedi, sto qua è il Photoshop che ho fatto io, vedi? Guarda che bello che è. Ora sono ancora le 22:18, guarda, guarda, aspetta, ma che cazzo che mi chiama? Questo qua, madonna che lento, che lento, che lento, che lento, che lento. Vabbè, comunque io continuo ad andare qua, perché sennò dice che uso Photoshop, perché. Vabbè, comunque vedi Luke, questo qua è Photoshop. Aspetta che qua non mi si è bloccato tutto. Vabbè, aspetta che. Ok, la sposto qua. Vedi sto qua, Luke, è Photoshop, vedi? Vedi Photoshop, lo vedi? Guarda, visto che dice che gli Alter Scent ci arrivavano, io clicco su Alter Scent. Ecco gli Alter Scent, questi qua. Guarda che belli, Luke. Vedi? Questo qua è Photoshop. Sai dove devi ficcartelo Photoshop? Su per il culo. E quindi domani ti arriva un'altra sorpresa, Luke. Ok, io devo ficcarmi Photoshop su per il culo, ragazzi. Guardate bene, lo ha messo lui, e guardate quanto è coglione, ragazzi, guardate quanto è coglione. Gli altri cent che salgono, i soldi che salgono, guardate il conto, 000 000 000 altercent 4152. Mese di aprile. Mese di aprile. Nell'altro suo video, ragazzi, cosa diceva? Adesso non mi ricordo dove cavolo l'ho messo. Cosa diceva nell'altro suo video? Che io l'ultima volta che ho prelevato ha fatto vedere anche le mail di PayPal. L'ultima volta che io ho prelevato è stato il mese di gennaio. Dopo gennaio cosa c'è, ragazzi? Febbraio, marzo, aprile. Tutti questi soldi di 3 mesi dove sono finiti? Sul conto c'è zero. Ditemi dove sono finiti i soldi? Guardate quanto si sputtana da solo. Perché parlerò con una persona che anzi con due persone che hai menzionato nel video, quindi farei la doppia figura di merda. Quindi ci vediamo domani, ciao. Ok, domani ha detto che caricherà un video per smerdarmi con due persone importanti che io ho menzionato nel mio video. Il video è questo qua, credete ciò che volete. Ragazzi, che persone ho menzionato io nel mio video? Albi e Ambu, giusto? Solo quelle due persone, solo quei due nomi ho fatto. Lui domani farà un video con loro dove mi smerderà del tutto, giusto? Ma sbaglio, Maso ha caricato un video insultando Ambu, Albi, che ce l'aveva con loro, qua e là. Adesso sono tutti di un tratto diventati amici? Ma la cosa inizia a puzzarmi un pochettino, ragazzi, eh?
adesso sinceramente inizia a puzzarmi un pochettino, visto che Masu nella chiamata con me da lato ha ammesso di essersi inventato tutta quella storia. Poi, ok, questo era il suo video. Ok, ora vediamo un'altra bella cosa. Vi ho fatto vedere la email. Ragazzi, questo non è Photoshop, eh. Questa è la mia email vera e propria. Cazzo di mouse. Allora, guardate, questa è l'email. Ora, se io clicco, scusatemi, io clicco qui perché voglio andare alla mia pagina di Altervista, giusto? Username Luke4316 e tutto. Vado alla mia pagina di Altervista. Ok, eccoci qui. Mettiamo Luke 4316, giusto? Logicamente la password non la conosco visto che me l'ha cambiata. Facciamo recupera password. Recupera password, username oppure indirizzo email. Mettiamo la mia email, questa qui, dove mi è arrivata l'email di conferma, giusto? Ok. Luca tutorial. Tutorial. Ma chi tra chi? Questa è la mia email, giusto ragazzi? Recupera. Ops. Non mi fa recuperare. Guarda caso mi ha cambiato gli accessi, ha cambiato email, ha cambiato tutto. Però continua a dire che il sito è suo. Ragazzi, guardate i commenti. Il sito è suo, dice che lui che... Dove cavolo è il video? Dice che il sito è suo. Adesso vi faccio vedere un altro commento che non mi ricordo, se sta spammando da tutte le parti. Vabbè, comunque lo sapete, no? Ora, ragazzi, nel live dell'altra sera c'era Masu in diretta davanti a 700 persone. Gustatevi le parole di Masu. Io ho cambiato tutto, fine. Io ho cambiato tutto Allora, dove? avete cambiato tutte le password del sito, mi avete cancellato l'account, quindi sono cazzi vostri, scusami. Ma quale Cioè, mi sito, cazzo Masu? di quello Quale che... sito, Masu? Di quello nuovo? Di quello nuovo! È 3 giorni che ti stiamo chiedendo gli accessi e tu non ce li stai dando! È normale che Andrea ti caccia dal sito poi! E poi Altervista, Masu, mettitelo bene in testa! Te l'ho detto dal primo giorno, è mio, non tuo! Ok? I fans sono i miei, non tuoi! I soldi sono i miei, non tuoi, pezzo di merda! Chi cazzo ti credi di essere, bimbo minchia? Ah, parla lui, no. Masu, 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 basta, tu hai finito. Masu, t'avviso, Masu, tu hai questo è finito. furto. Masu, tu hai finito. Ragazzi, lo sta dicendo in diretta. Masu, tu adesso ti becchi una denuncia che non finisce più. Via il telefono, Non dico, per favore. cosa sta dicendo? Cosa sta Vida. dicendo? Masu, hai rotto i coglioni. L'ho buttate fuori, ragazzi. Adesso chiamo in diretta i carabinieri, Vedo. guarda. Cioè, non... Sto Cosa chiamando sta dicendo in diretta, ti questo, metto pure viva voce, guarda. eh? Masu. Dammi il telefono un attimo. Adesso io chiamo. Masu, hai perso tutto. Vabbè, a parte la mia amicizia, che sinceramente a questo punto non mi fotte un cazzo. Guarda in chat quanta gente stai perdendo, guarda. Ma Luke, non so se hai capito, ma mi spieghi cosa cazzo stai dicendo? Io cosa cazzo sto dicendo? Tu mi devi dare il mio sito indietro, Masu! Ma per... allora tu devi spiegarmi adesso, io ti do. Allora, tu dici Oh, allora, Lu. tu che avete cambiato. Dimmi. Lu. Oh, Hai chiamato Masu? Manu? tanti dati ce li hanno già tutti, quando vuoi. Lo so, te l'ho tanto il suo numero di telefono, l'indirizzo, nome, cognome. No, ci hanno già tutto loro. Ok, a posto. Vai, parlavi Masu, dimmi. Devi spiegarmi perché avete cambiato tutte le password e tutte le cagate del sito nuovo. Allora, Questo. il sito nuovo è di Andrea. Andrea paga l'host, ok? Lo paga Andrea l'host, non tu. Andrea può fare quel cazzo che vuole. E poi anche se Andrea ha cambiato le... Cioè ragazzi, ma ci rendiamo conto? Perché Andrea ha cambiato gli accessi al sito. Ma il sito è mio, non è tuo, Masu. È mio il sito. Ma Te lo metti in testa? forse avevi incaricato anche me di lavorarci sopra, Ho forse. incaricato di lavorarci sopra, ma non che deve essere tuo il sito. Che cazzo dici, oh? Infatti non l'ho mai detto. E allora, adesso tu mi ridai l'intervista indietro, subito. Lavorarci su. Dai, muoviti in diretta, mi devi dare tutti gli accessi. Devi ricambiare le mail e mettere la mia. Ma perché, scusa? Masu, ti do tempo 10 Oh, minuti. ma ragazzi, ma lo sentite, ragazzi? Lo sentite veramente? Masu, questo è furto. Masu, ti sto dando 10 minuti di Sì, tempo. ragazzi, non sto scherzando, finisce in Ma merda che cosa è veramente. stato Sì, fatto? in diretta. Oddio. Masu, gli accessi al sito, muoviti.
E non ti do proprio per niente. Va bene, Masu. Va bene. Okay. Ciao. Ok, ragazzi. Non è Photoshop. Non ho cambiato voci, non ho fatto mixaggi. È la vera voce di Masu. In diretta, in live, davanti a 700 persone. Ora, datemi del falso, datemi di ciò che volete, ragazzi. Date ragione a Masu, come state facendo. Fate ciò che volete. Ma lui continua a dire che il sito è suo. Quando avete visto che lui non mi vuole dare il sito indietro. Bene, Masu, tieniti all'intervista. Tanto i soldi già li hai prelevati. Spero ci fai una bella mangiata con quei soldi. Bravissimo. Ragazzi, dopo in questo direi che ho detto tutto. Dovrei dire un sacco di altre cose, ma direi che ho detto veramente tutto. Sta a voi scegliere, cioè, poi scegliere da che parte stare, ragazzi. Ma state scherzando, io vi sto bloccando tutti quelli che pensano così, tutti. Io non lo so, ragazzi, siete bandiere? Vado da Masu perché c'ha ragione, vado da quell'altro che c'ha ragione. Ma voi dovete guardare i video, dovete guardare i miei video. Non dovete fare i conti in tasca a me, o che cazzo, o sapere le cose della mia famiglia o altro. Ma stiamo scherzando veramente adesso, ragazzi? Stiamo scherzando, siamo su YouTube, eh? E poi al giorno ci sono cose peggiori che succedono. Gente che muore, gente che si ammala, il mondo che va a puttane, la crisi che c'è in giro. E voi cosa andate a fare tutto il giorno? A fare i conti in tasca a Luke, a parlare male di Luke, a insultare Luke, vero? Quello sapete fare? E poi vanno a dire in giro, ragazzi, che Luke si inventa le storie e Luke va contro tutti. Guardate, ragazzi, guardate. Io a Masu non le ho fatto un beato niente. Sapete cosa vuol dire niente? Andrea mi ha creato un nuovo sito. Il sito che andate tutte le sere, no? Luke4316.tv. L'ho ringraziato. Masu si è ingelosito perché Andrea gli ha tolto gli accessi al sito. Perché voleva essere... Voleva gli accessi anche del nuovo sito. Akimbo Nanos, mio cugino, mi ha regalato un server che molto presto riapriremo il Mind Combat. Ve lo sto dicendo, riapriremo il Mind Combat molto presto. Masu voleva gli accessi. Mio cugino non gliel'ha dati. Masu si è incazzato. Avete capito da dove è sorta tutta la gelosia, ragazzi? Perché? Perché loro non gli hanno dato gli accessi. Avete capito? Perché Masu aveva fatto il video contro i Jimba? Ve lo ricordate, ragazzi? Perché? Perché Ambu e Albi non l'hanno fatto lavorare sul loro server. Stessa identica cosa. Ora non sono incazzato, sono tranquillissimo. Vi ho fatto vedere il tutto ciò. Vorrei farvi vedere anche i mail di TGN o quant'altro. Nel suo video Masu dice che io guadagno oltre 2 euro, oltre più di 2 dollari a ogni 1000 visualizzazioni, ragazzi. Bene, andate a chiedere a chiunque ha la partnership con TGN, che non ci danno nemmeno un dollaro a visualizzazione, ok? Un'altra cosa, Masu nel suo video ha detto anche che io a gennaio ho prelevato, l'unica volta che io ho prelevato l'altervista è stato a gennaio, 40 euro, vero? Ve lo ricordate? Ora, per chi mi conosce da poco, per chi non lo sa o per chi già lo sa invece, andate a vedere in passato i miei contest. C'è un contest, se non mi sbaglio, proprio del mese di gennaio, dove io dico addirittura, adesso non mi ricordo se lo dico nel video, nei commenti o quant'altro, che io avevo guadagnato 40 euro con altervista, vi avevo anche ringraziato per i click, e i 40 euro li ho rispesi per fare quel contest, dove ho regalato 2 account di Minecraft. Minecraft quanto costa? 20 euro e 20 euro. Quanto fa, ragazzi? 40 euro. Quanto ho guadagnato con altervista? 40 euro. Cosa che io vi ho sempre detto. Io i soldi che ho guadagnato li ho sempre spesi per voi stessi. Ora, ragazzi, credete a ciò che volete. Io andrò avanti con Minecraft. Voi? Da Luke è tutto. Ciao a tutti.